Buongiorno a tutti, oggi andremo a vedere come da Piedicavallo si arriva al rifugio Rivetti e successivamente anche alla Punta Trevescovi. Quindi passo dopo passo è una guida per chi va per la prima volta e non sa bene il percorso, vi guiderò in questa avventura. Eccoci a Piedicavallo, qua c'è un parcheggio dove potete parcheggiare e successivamente lasciare il proprio mezzo e andare verso sinistra e successivamente a destra verso il ponte. Così si inizia la camminata verso il nostro rifugio Rivetti e Punte Vescovo dei Tre Vescovi che andremo a vedere. Ciao ragazzi, ecco il punto di partenza per andare al rifugio Rivetti. Intanto qua c'è una fontana importantissima, l'acqua, ricordate, per andare in montagna, se non ce l'avete dietro potete già caricarla qua e siete a posto. Appena superato il ponte, dal parcheggio dove ci sono i giochi per i ragazzi, si prende questa scalinata a sinistra con questa indicazione e si va su. Ci aspettano 2 ore e mezza di camminata buona e poi vedremo dopo più avanti. Qua siamo circa 30 minuti da Piedicavallo, salendo si passa in mezzo a queste baite bellissime. Qua c'è anche un cane che non è mio, ci saluta, ciao. E questo percorso è bellissimo perché ci sono case a destra e a sinistra, tenuto bene, prato altezza giusta e proseguiamo, non molliamo. Percorso E60 e si va su. Ecco qui, salendo, costeggiando il fiume da Piedicavallo, troviamo l'Alpe La Piana e Colle Cunetta. Alpe La Piana si vede, sono quelle baite là. Qua hanno fatto questo ponte molto bello in metallo perché circa 2 anni fa c'è stata un'alluvione e il torrente ha portato giù un bel po' di cose, anche più a valle. E quindi è stato rifatto anche un tracciato e anche è stato rifatto un pezzo di percorso pedonale. Continuiamo la nostra avventura. A dopo, ciao! Circa metà percorso, signori, eccoci qua di nuovo. Alpe La Bianca, 50 minuti e La Mitria, 1 ora e 20. Con anche una arrampicata, la possibilità di arrampicare da questa parte, però sono posti e luoghi che non ho mai visto, quindi non so darvi un raffronto. Ragazzi, eccoci al video. A sinistra si va alla Mologna Piccola, da cui poi ero andato ai Gemelli, che è una punta, sono andato 8 mesi fa, molto bella e panoramica. E invece da questa parte si va all'Alpe Lavazzei, 1 ora e 15, Rifugio Rivetti 1 ora e 45 e Colle della Mologna Grande, che è dove andremo appena dopo il rifugio. Poi noi cercheremo di andare al Monte dei Tre Vescovi. Ormai siamo a un buon punto della nostra ascesa, vediamo Rivetti sullo sfondo che ci aspetta e abbiamo incontrato durante il percorso un piccolo amico che tra poco vi farò vedere.
Qui siamo all'Alpe Lavassei, a 2048 metri, ormai manca poco al rifugio. Volevo farvi solo vedere che a sinistra si può andare alla Colle della Molugna Piccola, al Colle alla Bosa e al rifugio alla Vecchia, che però sono 3 ore e 30. Però c'è questo collegamento tra i rifugi. E invece noi andremo a destra, ovviamente, dove ci aspetta il nostro rifugio Rivetti, e successivamente il Colle della Molugna Grande. Finalmente eccoci arrivati al rifugio. Qualche notizia: il CAI di Biella nel 1909 stanziò le prime 500 lire per la costruzione dell'edificio, per valorizzare la vallata e stabilire un rifugio sotto il Colle della Molugna Grande. I posti letto del rifugio sono 58, mentre nella stagione invernale rimane la stanza aperta, accessibile a tutti per tutto l'inverno, con 8 posti letto, con materassini, cuscini e coperte disponibili. E qui siamo a un'altitudine di 2150 metri. E un'altra cosa importante: si mangia veramente bene, quindi io vi consiglio, se vi fermate, un bel pranzo, e il gestore è molto simpatico, e anche gli aiutanti. Rifugio Rivetti, 1182 la Piedicavallo. Ok ragazzi, adesso proviamo ad andare alla Punta dei Tre Vescovi. Eccoci. Seguitemi. Qua signori, vediamo il Rivetti lì sotto, e qua siamo al Colle della Molugna Grande, quindi siamo a 2354 metri. Vedete, un bel panorama. È andata bene che si è aperta la giornata, perché prima era più nuvoloso. Vedete che c'è anche un bel cielo azzurro. In pratica dall'altra parte siamo già verso il versante della Valle Aosta. Per arrivare qui ci abbiamo messo 2 ore e 40 minuti, se si riesce a vedere l'orologio, si vede un po' sfocato signori, va bene. Abbiamo percorso 7 km e 100 metri e dislivello 1357 da Piedicavallo. Qua signori siamo appena sotto il Colle della Molugna Grande,
Come vedete, il percorso è del GTA. Quindi qui, qua abbiamo appena, mi hanno appena sorpassato tre tedeschi, ma io torno poi indietro per farvi vedere che c'è località Niel a 1:35 che va d'Aosta. Vabbè, con la Bologna Grande, che è da dove arriviamo, ovviamente 5 minuti, io sono appena sceso. Ritorniamo poi al rifugio Ribetti nella parte biellese. E ancora, volendo, da qua si può arrivare al colle Lazounei col percorso 6A1. È un'ora di distanza, ma io oggi non ci andrò, che direi che per la terza uscita stagionale mia personale è già abbastanza. Grazie ragazzi, ci vediamo dopo. Signori, eccoci qua, Punta Tre Vescovi, 2501 metri. Ci abbiamo messo 3 ore e 4 minuti, distanza 7,66. Adesso guardo, con 1565 metri di dislivello dal parcheggio di Piedicavallo. Ora c'è un po' di nuvolette qui, ma dalla parte della Val d'Aosta, qua vedete che ci sono dei magnifici laghetti, tra l'altro qua sotto, molto belli. Qui siamo nelle montagne biellesi e questo è il versante poi di là Val Sesia e di qua Val d'Aosta. Adesso arrivano le nuvole, purtroppo. Là c'è un altro laghettino, eccolo. Purtroppo qua adesso arrivano le nuvole e là sotto c'è il Rivetti. Vi ringrazio e alla prossima. Sentite il campanile che suona, siamo nella fase finale, una bellissima gita. Laggiù c'è il ponte da cui si parte, poco di fianco. Niente, ormai siamo giunti al finale. Quindi il tempo di percorrenza, mi fermo un attimo, tanto ci siamo. Di discesa è stato 1:24. Questo dal rifugio Rivetti, non ho preso dal colle, sono partito dal rifugio Rivetti a riprendere il cronometro, sempre con il nostro orologio Garmin FX3, che è abbastanza, Fenix 3, che è abbastanza vecchiotto ormai. 5 km 85, 1:30 poco meno, contando che vabbè, mi sono fermato a bere, la discesa l'ho fatta abbastanza veloce. Con questo vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi e alla prossima. Grazie al Rifugio Rivetti, grazie alle Montagne Biellesi e allo spettacolo di questi paesaggi magnifici. Ciao ragazzi!